un racconto di Kafka e si chiama 11 figli. Sì, sono 11. Se sono troppi potete anche abbandonarli a un certo punto, ma non parla molto a lungo. E questo racconto dice: ho 11 figli. Il primo è fisicamente poco appariscente, ma serio e intelligente, pure non ho molta stima di lui, perché come figlio lo ami come tutti gli altri. Il suo modo di pensare mi sembra troppo semplice. Non guarda né a destra né a sinistra, né in lontananza, compie continuamente il periplo della ristretta cerchia delle sue idee, o meglio, vi si aggira dentro. Il secondo è bello, snello, ben fatto, è un piacere vederlo in posizione da schermitore. Anche lui è intelligente, ma inoltre è esperto della vita, ha girato molto e perciò par che perfino la natura del paese natio parli a lui con più confidenza che a quelli che non se ne sono allontanati. Questo merito non è però da attribuirsi soltanto e neppure esclusivamente all'aver viaggiato, ma fa piuttosto parte di quel che è inimitabile in questo figliolo e che viene, per esempio, riconosciuto da chiunque vuole imitare i suoi magistrali tuffi pieni di salti mortali, ripetuti eppur regolati da un violento dominio di sé. Sino alla punta del trampolino, chi vuole imitarlo ha coraggio e voglia. Arrivato a quel punto, però, invece di saltare, si ferma, si siede all'improvviso alzando le braccia per scusarsi. Eppure, malgrado tutto, dovrebbe essere felice di un tal figlio, i miei rapporti con lui non sono sereni. Il suo occhio sinistro è un po' più piccolo del destro e lo strizza spesso. È un piccolo difetto, certo, che rende il suo volto ancor più tracotante di quel che non sia già. E nessuno, di fronte alla riservatezza inaccessibile della sua natura, noterebbe come un difetto questo occhio più piccolo che ambica, ma io come padre sì. Non è certo il difetto fisico che mi affligge, ma piuttosto una piccola irregolarità del suo spirito che gli corrisponde in qualche modo, un qualche veleno che circola nel suo sangue, una qualche incapacità di condurre a pieno compimento quella disposizione della sua vita che io solo intravedo. Ma d'altra parte è proprio questo fa di lui il mio vero figlio, poiché questo suo difetto è comune a tutta la nostra famiglia e in lui è soltanto più evidente. Il terzo figlio è bello anche lui, ma non di quella bellezza che mi piace. È la bellezza del cantante, bocca sinuosa, occhi sognanti, una testa che per spiccar bene ha bisogno di un drappeggio dietro di sé, petto che si gonfia esageratamente, mani che facilmente si levano in alto e troppo facilmente ricadono in basso, gambe che si muovono con ricercatezza perché non sanno portare. Inoltre il tono della sua voce non è pieno, per un momento inganna, fa tendere l'orecchio all'intenditore, ma subito dopo si spegne. Per quanto tutto possa spingermi a mettere in mostra questo figlio, preferisco tenerlo nascosto. Egli stesso non si fa avanti, non già perché conosca i suoi difetti, ma per ingenuità. E poi si sente strano al nostro tempo, come se appartenesse sì alla mia famiglia, ma insieme anche ad un'altra perduta per sempre. Egli è spesso di cattivo umore e nulla riesce a rasserenarlo. Il mio quarto figlio forse è il più socievole di tutti, vero figlio del suo tempo, si fa comprendere da tutti, si muove sopra un terreno comune a tutti e ognuno è tentato di fargli un cenno di consenso. Forse questo generale riconoscimento conferisce alla sua natura una certa lievità, ai suoi movimenti una certa disinvoltura, ai suoi giudizi una certa noncuranza. Alcuni suoi detti verrebbe voglia di ripeterli spesso, solo alcuni però,
poiché nel loro complesso peccano ancora di troppa superficialità. E come uno che spicca un salto in maniera meravigliosa, fende l'aria come una rondine, ma finisce poi miseramente nella squallida polvere, ormai ridotto a nulla. Simili pensieri mi amareggiano la vista di questo figliolo. Il quinto figlio, buono e caro, prometteva molto meno di quanto ha mantenuto. Era così insignificante che insieme a lui ci si sentiva proprio soli. Eppure è riuscito a guadagnarsi una certa stima. Se gli si chiedesse come ciò sia avvenuto, non saprei proprio come rispondere. Forse l'innocenza si fa ancora strada con la massima facilità nell'infuriare degli elementi in questo mondo. Ed egli è innocente, forse anche troppo innocente.